Hanno svaligiato la casa dei sogni! Ma che cosa succede? Dov'è finita l'isola della cucina? Oh, e ora come faccio a guardare i cartoni animati? Barbie, io vorrei farmi la doccia! Non dirmi che abbiamo finito lo shampoo! Ne ho appena comprato un barile da 200 litri ieri! No! Non c'è più la doccia! È sparita! Però lo shampoo c'è ancora, vero? La TV è scomparsa e con lei anche il divano! Siamo state derubate! Ho ricevuto un SOS, Barbie! E a giudicare dal tipo e dall'intensità del segnale arrivato, o ti serve un sottobicchiere per le tue bevande? Oh! Ah! Hanno svaligiato la casa dei sogni! Chelsea, che stai facendo con i mobili della mia camera? Quali? Questi? Li sto solo prendendo in prestito. Costruisco una casa dei giochi. Ma che idea carina! Che cosa ne dici se ti diamo una mano? Non sarebbe uno spasso? Ma io avrei già... Barbie, ma stai scherzando? Siamo o no i migliori in fatto di case dei giochi? Già, siamo troppo forti! Ottimo lavoro, ragazzi! Venite, sorbetto per tutti! E quella sarebbe una casa dei giochi! A me sembra più una cuccia per cani! Non dormirei mai lì dentro, io ho buon gusto! Mi state prendendo in giro! Venite con me! Quello che avevo in mente! Entrate, entrate, entrate! Life in my dream house! È un jet! Certo, capisco perfettamente e sono terribilmente desolata. Cosa è successo? A quanto sembra, da oggi non sarò più la benvenuta all'aeroporto di Malibu. Dicono che abbia attirato l'attenzione di molti fan, paparazzi e sostenitori, causando dei pesanti ritardi ai voli. Come faremo a viaggiare per il mondo? Aspetta, tu non sapevi pilotare? Aspetta, io non sapevo pilotare! Avrò bisogno del mio jet privato! Scusate, non potreste leggere senza fare tutto quel baccano, Scusa, Raquel! Avete capito tutto? Capito! Silenzio! Ah! Ottimo lavoro, ragazze! Barbie, stai cercando di costruire qualcosa? È un jet! E non hai neanche avuto bisogno di me! Questo è incredibile! Mi sento leggermente confuso! Beh, puoi sempre aiutarmi ad agganciare le componenti del muso alla fusoliera! Vado subito! Tirare indietro la barra del timone e schiacciare il pedale di comando dei flap. Barra di comando, barra di comando... Grazie, Chelsea! Mi sono dimenticata che io soffro di mal d'aria! Cosa desidera, signore? Che cosa avete? Abbiamo un doppio hamburger frunto alle cipolle, una fetta di pizza carciofi e acciughe e una cremosa zuppa alle vongole, con vongole extra! Sì, sì e sì! Fanno $47! Cosa?
Trovare l'indicatore di deviazione della rotta e tirare la barra di comando finché... Non è stato così difficile! Barbie Airlines vi ringrazia. Vi preghiamo di fare attenzione all'apertura delle cappelliere, poiché alcuni oggetti possono essersi spostati durante il volo. Vogliamo ancora! Quel jet è un pericolo! Andrò a lamentarmi con l'amministrazione locale, col sindaco in persona! E ora sentiamo cosa intendi fare con quella mostruosità, con quella minaccia, con quel... jet! Non riesco a stare senza la velocità! Ci vediamo domani! Che cos'era? Che cosa succede? Lo sistemo subito! Vai in campeggio, Skipper! Liam Zane si esibirà al palazzetto di Malibu! Saremo in prima fila quando apriranno le porte! Saremo! Sembra divertente! Possiamo andare, Barbie! Possiamo, possiamo! Ma certo che... No! Come? Ci saranno tutte le mie amiche e non ho bisogno che le mie sorelle... Ti restino vicine? Ti facciano sembrare più carina? Ti facciano divertire in famiglia! Rovino l'atmosfera. Io non ho mai rovinato l'atmosfera in tutta la mia vita. Adolescenti. Ehi, perché non andiamo a comprare i biglietti? A tutte noi piace Liam Zane, giusto? La verità, io preferisco lo speed metal. Questo concerto sarà l'evento più fantastico di tutta la mia vita. Se si esclude quando ho tolto l'apparecchio. Non preoccuparti, Allegra, saremo sicuramente in prima fila. Ho sentito dire che adora la sua mamma. Oh, e che il suo alito profuma di bambino. Io ho sentito che ha una scimmia. Wow. Che cosa ci fai qui? Ho pensato che sarebbe stato divertente farlo insieme a noi. Io sono qui con la mia amica. Barbie, dov'è il bagno? Dove c'è la sala da bowling è verso sinistra, vicino al trampolino per il salto con gli sci. Dovremmo pulirlo un po' più spesso. Posso fare una sola e unica cosa con le mie amiche, per conto mio. Ma certo, Skipper, non ti accorgerai neanche di noi. Grazie. Barbie, abbiamo un salmone vivo. Ehi, chi c'è nel camper? Mi stai nascondendo qualcosa? No, è soltanto mia sorella, Barbie. Ciao a tutti. Oh, vi ringrazio. Che cosa succede qui? No! No! Si può sapere per chi stanno gridando? Ehi, per chi è che state gridando? C'è Barbie! È ora di esibire il mio charme brevettato da spaccone. Ehi, ragazze, date un po' un'occhiata qua. Nessuno può resistere alla mia musica. Amore! Amore, amore, amore! Ma io ho una scimmia! Barbie ha un orso! Cosa? Voi non sapete chi sono io! Ecco, rovini l'atmosfera. Scusatemi, permesso. Andiamo a casa. Ma non abbiamo ancora i biglietti? Credimi, penso di averne abbastanza di Liam Zane. Meglio stare con voi. Scelgo io la musica! Che cosa ci fai qua? Curo gli animali? No, sono io che li curo! Smettila di ripetere quello che dico! Sei veramente troppo bello. Ciao, Ryan! Non sono ancora pronta! Guarda che non c'è nessuna fretta, Barbie. Calmati e goditi la compagnia di Ryan. Scusa, ma ho una sfilata.
chiamata molto importante oggi. Oh, più tardi passeranno a consegnare il cibo per Blissa. E per Taffy ci sono dei mini hamburger a forma di scarpa. Ci vediamo! E io dovrei passare la giornata con due palle di pelo a quattro zampe? E con un imbranato a due zampe? Che cosa ci fai qua? Curo gli animali? No, sono io che li curo! Smettila di ripetere quello che dico! Divertitevi, ragazzi! Lo troverete un lavoro da veri uomini. Si può sapere quando arriverà l'altro uomo? E come sta la mia piccola? Credo che peggio di così sia difficile. Sono pantaloni griffati! Ma per favore, ho visto delle palle di pelo con molto più stile. Diamo un'occhiata alla lista. Primo, gli esercizi di Taffy. Ha bisogno di un po' di tono muscolare. Non tutti hanno gli addominali di plastica, Ken. Ecco, pensaci tu, io scrivo una canzone per Barbie. Oh, Barbie, sei così bella! Il terzino passa la palla al centravanti, che la passa di nuovo indietro. Ehi, che bella giocata! E hai visto che... Oh, per favore! Ciao, ragazzi! Come ve la state cavando con i miei cucciolotti? Tutto alla grande! Ryan, ti canta una canzone! Questa è dedicata a te, bellezza. Il tuo cuore... Canzone magnifica, purtroppo devo tornare in passerella, a dopo! Taffy, se avessi voluto vedere quella reazione, l'avrei cantata al mio agente. Blissa, quella è la sciarpa preferita di Barbie! Ehi, 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 quella non è un giocattolo! E molla la chitarra! Prendi la sciarpa! Io mi occupo di Tony! Torna qui! Mollami! Ci vediamo fra 5 minuti. No! Volevo dire, che bello! Ci vediamo tra poco, Barbie! Dobbiamo pulire, pulire, pulire! Sono tornata! Ciao, Barbie! Bentornata! Oh, bravi! Vi siete occupati di loro a meraviglia! Ah, la sfilata di oggi mi ha distrutta! Ragazzi, c'è qualcosa che dovete dirmi? Credo di aver lasciato il forno acceso! Anch'io ho lasciato il suo forno acceso! Avete ragione, ragazze! La prossima volta li farete voi da babysitter!